benvenuti ad una nuova puntata di Psico Podcast. Oggi avremo con noi il dottor Wilmer Rado, fisioterapista e osteopata della provincia di Venezia. Il dottor Rado ci parlerà dell'osteopatia, ovvero la disciplina che si occupa del benessere olistico del corpo e dei suoi percorsi di autoguarigione. L'osteopata, infatti, non ha solamente un ruolo curativo, ma anche preventivo, soprattutto per gli infortuni in ambito sportivo. Parleremo dunque di quello che è il lavoro dell'osteopata, con particolare attenzione all'equilibrio dei sistemi corporei e alle cause della loro eventuale alterazione. Vedremo così come il nostro stile di vita possa influire sull'equilibrio di questi sistemi e possa generare delle problematiche psicosomatiche, molto frequenti nelle casistiche che il dottor Rado ci racconterà. In tal senso, parleremo dell'interazione corpo-mente e di come possa essere utile intervenire su determinate problematiche psicosomatiche in modo multidisciplinare, per un benessere olistico. Infine, parleremo anche dell'importanza del diaframma e della respirazione, che viene intaccata in qualsiasi alterazione corporea determinata da stress psichico e fisico. Lascio dunque la parola a Lisa e al dottor Rado. Buon ascolto! Salve a tutti, questo è Psico Podcast e oggi abbiamo qui con noi il dottor Wilmer Rado. Buongiorno dottore. Buongiorno, grazie dell'invito. Il dottore è un osteopata, un fisioterapista, ma se vuole dirci di più di quello della sua occupazione, volentieri, dottore. Grazie. Allora, svolgo innanzitutto la mia attività presso un centro di riabilitazione e sito nel comune di Campolongo Maggiore, in frazione Apoio. Che è in provincia di Padova, giusto? Scusi? È in provincia di Padova? No, in provincia di Venezia. Ok. Non l'ho detto. E svolgo questa professione da 30 anni ormai, per cui sono un po' vecchietto. Nella fattispecie, è vero, sono un fisioterapista e sono un osteopata. Ormai da quasi 20 anni la mia attività giornaliera si basa principalmente sui principi e sulla metodologia dell'osteopatia. Questo non vuol dire che rinunci al fatto di essere fisioterapista o di riconoscere nella fisioterapia tutta una serie di vantaggi. Tanto è vero che lo studio si dedica al, tra virgolette, al benessere delle persone applicando delle dinamiche, delle metodologie che possono essere fisioterapiche o osteopatiche, in quanto siamo più di una persona che lavora nel centro. Certo. E quindi io partirei dalla prima domanda che vorrei farle è: cosa fa un osteopata? Allora, facendo anche alcune precisazioni, perché mi sembrano dovute nel momento in cui ci poniamo a parlare o farci ascoltare da altre persone, da altri soggetti. Certo. Bisogna dire che l'osteopatia come legge è riconosciuta in Italia come una professione sanitaria, ma non ho ancora avuto quelli che vengono definiti i piani attuativi, per cui a tutti gli effetti non l'osteopatia ma l'osteopata non è ancora una figura riconosciuta dal sistema sanitario nazionale, ma presumiamo che questo sia ancora per poco tempo. Certo. Pur dicendo anche che è una professione che esiste in Italia ormai da tanti anni e di fatto sta diventando sempre più popolare anche tra i pazienti che ne richiedono. Pertanto l'osteopata si mette in una configurazione che potrebbe anche generare, tra virgolette, un po' di confusione nel panorama nazionale italiano, perché molto spesso c'è un po' di confusione tra l'osteopata e il fisioterapista, anche se le due cose sono decisamente, decisamente diverse. Mm-mm. Per cui l'osteopatia si concentra sul benessere di tutto il corpo, sul suo equilibrio e sui percorsi di autoguarigione che il nostro organismo possiede. Questo è un elemento assolutamente importante per l'osteopata. Quindi per tutti proprio, e è questo il presupposto di base. Questo è uno dei presupposti di base, c'è una filosofia osteopatica, ci sono delle leggi osteopatiche, c'è una metodologia osteopatica, cioè l'osteopatia si configura come una disciplina
a tutto sé e pertanto con tutti i principi che ne derivano per essere definita come tale. Quando l'osteopata tratta il problema di un paziente, ne ricerca le cause profonde e si concentra praticamente sulla rimozione delle origini di quel problema. Certo. In questo modo la cura prende in considerazione l'insieme della persona e non soltanto la zona interessata dal dolore o dal problema. In effetti la disciplina ha come visione l'olismo di riferimento del corpo, per cui il sistema intero e non la parte eventualmente da trattare, come potrebbe essere ad esempio per quanto concerne la fisioterapia. Certo, pertanto, certo. L'osteopata non è solo un professionista a cui ci si rivolge per curare, perché la sua mansione può essere anche molto utile anche a prevenire. Certo. Specialmente per chi pratica sport o ha un lavoro che richiede parecchio sforzo fisico, dovrebbe considerare l'idea di rivolgersi a un osteopata per ridurre sia i rischi dell'infortunio e mantenere in salute sia la schiena, la colonna vertebrale, che le articolazioni. Certo. E quindi diciamo che il panorama su cui lavorate è veramente molto complesso, dovete tener conto di tantissimi aspetti e nella globalità della persona, quindi non solo non c'è una vera e propria distinzione tra quelle che sono le problematiche relative esclusivamente al corpo o le problematiche fisiche, ma corpo e mente diciamo sono un'unica unità, un unico insieme. Voi tenete conto di tutta la complessità di questo, giusto? Assolutamente sì, la triade della salute o triangolo della salute per noi è un elemento fondamentale. Certo. Corpo, mente e spirito. Questa è una delle condizioni che Andrew Taylor Steele, colui che ha pensato e ha fondato l'osteopatia ancora alla fine del 1800, la prima università americana di osteopatia viene inaugurata nel 1892, questo era uno degli elementi a cui esso sicuramente si riferiva, pensando che a quel tempo sicuramente non erano i farmaci l'elemento fondamentale della nostra cura, anzi molto spesso erano elementi di notevole alterazione e di tossicità per il corpo, insomma eravamo agli albori allora. Certo, però che mi sembra che ultimamente ci sia un po' un ritorno all'osteopatia, cioè un ritorno anche al considerare il corpo e la mente e, come ha detto lei, anche lo spirito un'unica unità. E forse anche per, mi viene da pensare a quello che l'osteopata fa, no? Il tocco. Molte persone si lamentano, per esempio, che quando vanno da farsi una visita medica, eccetera, non vengono guardate perché non vengono toccate. Quindi anche l'importanza, magari, anche del contatto, cioè un ritorno proprio anche, non so, un po' primitivo, forse, mi viene da dire. Purtroppo il limite eventualmente che può avere l'osteopatia è che ha la necessità non solo di vedere ma anche di toccare, per cui l'uso delle mani per applicare in quella che viene definita clinica della palpazione troviamo uno degli elementi fondamentali per determinare gli stati di stress che il corpo presenta. Dove in questo modo, voglio dire, non si vuole definire tanto lo stress psicofisico, ma che merita una particolare attenzione, ma anche tutto quel meccanismo di difesa che il nostro organismo di per sé ha. Di conseguenza una problematica biomeccanica molto spesso può diventare anche uno stress psicofisico, ma l'elemento da parte nostra per poterlo individuare è tramite dei test e di una palpazione specifica che volente o nolente dobbiamo fare con le mani. Certo, però non penso che sia una cosa così negativa, anzi credo che instaurando un rapporto con il paziente si possa veramente fare un bel lavoro, ecco, c'è anche di fiducia. Anche nonostante, cioè anche grazie al tatto.
grazie alla palpazione. Sì, anche se come tu ti approcci ad appoggiare una mano a una persona, tu hai subito delle reazioni che possono essere di condivisione o di aversione, perché nel momento in cui ti approcci a toccare qualcuno si mettono in moto tutta una serie di meccanismi tali dove talune volte forse è meglio osservare al momento e doverci parlare delle problematiche che si possono notare prima che di toccare. Questo sicuramente è un elemento che riguarda pochissime persone, ma sono esperienze che all'interno di uno studio professionale come il nostro facciamo molto spesso. Pertanto sì, la metodologia della palpazione, l'incontro, voglio dire del contatto tra terapista e paziente che ti viene, richiama anche una memoria arcaica dei nostri meccanismi di, sì. Sia di difesa ma anche di trattamento. E se vengono posti in un parallelo che non mi piace mai fare, di fronte a una medicina allopatica che è sempre molto più una medicina di riferimento e di difesa, questo pone sicuramente una grande differenza, ma esatto, sono molte, sì, che andrebbero specificate. Certo, e mi perdoni questa parentesi, ma mi sembrava interessante parlare anche di questo. E quindi io proseguirei chiedendole qual è la relazione tra quelli che gli osteopati definiscono visceri, e se vuole specificare anche cosa si intende per visceri, e le emozioni. Allora, noi da un punto di vista anche della formazione dello studio dividiamo il nostro corpo in sistemi, per cui c'è il sistema osteomuscolare scheletrico, insomma, per sé, il sistema cranio sacrale come riferimento, e il sistema tra virgolette viscerale, e ognuno di questi sistemi deve integrarsi nell'ambito della persona. Io adesso sto dando dei tagli con l'accetta, in quanto, certo, se mi sente qualche collega, voglio dire, merito veramente qualche grossa tirata di orecchie, però pensando debba ascoltare qualcuno che non sia osteopata, questo in modo un pochino brutale, anche verso la professione, voglio dire, mi permette di poter suddividere questa condizione. Allora, nel momento in cui noi ci approcciamo, dobbiamo distinguere quale di questi sistemi presenta una dinamica di alterazione specifica e quale sia in questo caso la prima disfunzione, cioè la primarietà, perché noi possiamo avere degli effetti a livello viscerale, e per cui inteso organi, ok? Che sono tutto quello che noi possiamo immaginare all'interno della struttura esterna che ci conforma, pertanto pelle, muscoli e ossa, in questo caso pensando al tronco, quello che troviamo all'interno, voglio dire, della gabbia toracica, sì, e della parte inferiore del nostro tronco, per cui noi possiamo avere delle proiezioni di dolore e di manifestazione in questa zona, in questa sfera specifica, ma che magari parte da un'alterazione strutturale a quello che fa parte all'altro sistema muscolo-scheletrico. Viceversa, noi possiamo avere delle problematiche che sono inerenti a un organo, per cui a un viscere, che invece determina un dolore in lontananza a livello strutturale che va a perturbarsi e ci fa, voglio dire, magari pensare ad altre cose. Ecco, la capacità di leggere questi sistemi e pertanto anche il sistema viscerale ci permette di centrare la problematica e di andare a verificare quella che è eventualmente la primarietà. Ovviamente qualsiasi alterazione che noi abbiamo, non solamente a livello viscerale, ma a livello strutturale, a livello del sistema cranio-sacrale, pertanto a livello del sistema anche neurologico,
può a che vedere anche con stati eventualmente psicoemotivi. Noi siamo un tutt'uno e come tale non abbiamo solamente una manifestazione su un viscere, abbiamo una manifestazione sui sistemi che formano il nostro corpo. Poi il nostro corpo alimenta una nostra forma di pensiero e una forma di pensiero va a condizionare il nostro corpo. Qui non si vuole mettere la primarietà dell'uno sull'altro, ma si vuole invece individuare come ci sia una profonda integrazione tra queste due forme di elemento che possono poi determinare delle condizioni specifiche del nostro organismo. Certo, quindi una influenza l'altro praticamente. Sì, assolutamente sì. E può farci qualche esempio di qualche caso di somatizzazione, magari insomma dei casi più noti che lei riscontra nel suo lavoro? Allora, una delle condizioni per cui non si viene, voglio dire, ricercati, nel senso che non sempre uno pensa che un disturbo allo stomaco che dia vita eventualmente a una forma di gastrite possa essere trattata dall'osteopata, perché certo, uno pensa stomaco, bruciore, gastrite, giustamente pensa al gastroenterologo, come è giusto che sia, pensa alla medicina di base e pensa assolutamente a un contesto, voglio dire, di farmaco. Ma una delle condizioni che molto spesso si vanno a incontrare è proprio problematiche che riguardano lo stomaco, e una di queste in modo diffuso può essere la gastrite, che trova tutta una serie di circostanze favorevoli per cui si possa eventualmente instaurare. La vita sociale che siamo costretti a vivere, voglio dire, nella nostra quotidianità, lo stato continuo di movimento, la condizione per cui l'elemento di nutrizione, i tempi da gestire per la nostra nutrizione non sono più tali, la necessità di pensare in modo veloce, di non avere dei tempi di pensiero che possano anche calmare il nostro organismo stesso, certo, porta a uno stato di tensione e di rigidità dei tessuti interni che ne vanno, voglio dire, alterare determinate funzioni, in concomitanza anche con posture relativamente alterate che andiamo ad assumere, per cui con difficoltà di talune vertebre dorsali e cervicali a trovare una libertà di movimento, che a loro volta vanno a condizionare dei gangli nervosi che a loro volta vanno a innervare questi organi. Per cui vede, è una concatenazione di effetti, sì, dove può partire tutto ciò da situazioni che possono essere inerenti a condizioni stressogene ben specifiche. Uno degli elementi per cui andiamo a trattare, che affrontiamo molto spesso anche con quei stage di formazione o anche di informazione che teniamo, e quello che molto spesso dico è che il primo tratto su cui noi andiamo a notare forme di psicosomatizzazione è la mandibola. La rigidità di mandibola e dei muscoli del sistema miogeno dell'apparato masticatore è uno dei primi elementi della nostra somatizzazione. Beh, pazzesco. Cioè, non si direbbe, non l'avrei mai detto, non veramente una persona non ci, cioè sarebbe l'unica cosa che uno va a pensare, insomma. D'altronde, quando nasciamo, la prima cosa che cerchiamo tramite la bocca, voglio dire, tramite questo sistema, è incontrare, voglio dire, il latte di nutrizione, il seno della madre, per certo, cui poi, voglio dire, alimentarci. Ma nello stesso tempo è anche l'apparato che utilizziamo per esprimere per alcune volte le parole, se riusciamo a dare parole, ed è in ogni caso la parte in cui esprimiamo le nostre contorsioni, i nostri disagi, le nostre felicità, eccetera, eccetera. Per cui a questo ne sussegue tutto quello che è collegato su questa catena centrale. Pertanto troveremo lo stomaco, troveremo gli intestini, troveremo
fino ad arrivare agli anelli del piccolo vaccino, dove la differenza tra femmina e maschio poi si suddividono tra problematiche ben specifiche che possiamo avere a livello delle gonadi o dell'apparato urogenitale. Certo. Ovviamente c'è chi poi, a seguito di ciò, non rendendosi conto, si crea un ipertono muscolare o sulla cervicale o sulla colonna vertebrale, ma insomma va da sé che questi sono i problemi che molto spesso, anzi nella quotidianità, andiamo a trovare. Nella fattispecie io sostengo ormai da tempo che circa il 70% delle persone che vedo durante la mia giornata, una delle condizioni che vengono maggiormente espresse sono quasi tutte quante forme di psicosomatizzazione, tanto che molto spesso dico, e lo dico in pubblico, che molti di loro, per carità, vengono a noi per tentare di trovare un sollievo e trovare dei rimedi, ma molto spesso avrebbero bisogno, ma lo sto dicendo in senso buono, di incontrare qualche professionista della parola o qualche professionista che possa aiutare loro di risolvere o dare risposta ad alcune problematiche che rimangono insolute. Infatti, rispetto a questo, le capita molto spesso, o comunque insomma le capita di collaborare con altri professionisti, come ad esempio degli psicoterapeuti, degli psicologi, e quindi di fare un lavoro di equipe insomma con certi pazienti? Guardi, io lavoro ormai prima in una modalità esterna. Lavoro sicuramente ormai da una quindicina d'anni con diversi professionisti, e pensando al corpo come a una unica unità, per cui dove non possiamo staccare da una parte la mente da tutto il resto, la necessità di incontrare anche un professionista come il psicologo, il psicoterapista, era una condizione fondamentale. Da un po' di tempo a questa parte ho anche la fortuna di avere all'interno del mio studio, visto che è uno studio fortunatamente insomma non proprio piccolino, ma che mi dà la possibilità di avere determinati spazi, ho da un anno, voglio dire, anche la figura di un psicoterapista, di una dottoressa in questo caso, che lavora un giorno alla settimana all'interno di questo studio. Pertanto la necessità di inserire, di integrarsi come professioni e con questa professione sicuramente era un desiderio. Il fatto che possa essersi avverata tra virgolette significa di aver messo un altro piccolo mattoncino su quella che io penso sia la professione dell'osteopata integrata al sistema della cura della persona, e avere all'interno del proprio studio più elementi, pertanto in questo caso più specificismi, penso che sia una delle modalità per dare in modo più completo una risposta alle alterazioni che nella vita quotidiana ognuno di noi può presentare. Certo, e visto che ora sono curiosa, quali sono le altre figure che lei ha nel suo studio? Quindi ha lo psicologo, la psicoterapeuta, poi vabbè, lei è un osteopata, il fisioterapista, e poi quali sono le altre figure? Poi abbiamo un chirurgo, cioè un medico specializzato in chirurgia toracica addominale, che è anche un flebologo, ma soprattutto in questo caso anche agopuntore. Ci sono persone che presentano problematiche particolari, dove avere una figura di questo calibro diventa sicuramente importante per dare anche delle risposte che non siano solo risposte farmacopeiche, ma che siano risposte che possono dare anche modalità di stimolo e di circolo a quella che viene definita la bioenergia del corpo umano. E abbiamo un nutrizionista, mi scuso per il gioco di parole, non si preoccupi. E abbiamo anche un medico naturopata, perché molto spesso la salute di una persona, troveremo una persona che pensa al trattamento della propria salute in una modalità olistica, e per cui ci sono determinate figure, ma può entrare nello studio
anche una persona che pensa di curare la sua salute anche in una modalità allopatica. Per cui avere la possibilità di lavorare con professionisti in un contesto di medicina tradizionale o di medicina tra virgolette alternative è un elemento fondamentale, per cui abbiamo anche un medico naturopata di scuola inglese e ci sono poi tanti altri medici con cui collaboriamo a distanza, nel senso che da neurochirurghi, ortopedici, fisiatri, dermatologi, chirurghi estetici, certo. Neurologi, eccetera, eccetera, geriatri, ci sono tutte queste figure che negli anni abbiamo creato una rete dove troviamo opportuno, avendo consolidato nel tempo anche delle opinioni su questi professionisti in modo importante, di poter inviare con tranquillità, giustamente, persone, certo, che poi a loro volta si fidano e ti chiedono dove eventualmente andare. Un'altra figura che abbiamo inserito nello studio, che è diventata di pari passo abbastanza tra virgolette importante, è un lavoro, molto spesso un'alterazione di postura prevede anche tra virgolette un'alterazione della visione. Ora, fatto stante tutta quella che può essere la diagnostica oculistica, poi abbiamo anche la necessità di forme tra virgolette riabilitative, pertanto la figura dell'ortottista da una parte, dell'optometrista da un'altra, sono figure che devi fare riferimento, perché anche esprimono condizioni specifiche su trattamenti e contesti proprio specifici del caso. Certo, io la ringrazio. La prossima domanda invece riguarda proprio infatti la postura, quindi il legame che esiste tra la postura e le emozioni, e in particolar modo anche quelle che voi trattate maggiormente, quindi come ha detto prima anche lo stress, l'ansia, eccetera. Sì, allora guardi, io se in questo caso mi si permette anche un pochino di pubblicità, nel senso che ho una frase che ho messo nel mio sito web, una frase in cui fa proprio riferimento alla postura. La postura ci permette, tra virgolette, di conoscere una persona e di poterlo leggere, tra virgolette, anche come un libro, in quanto è la forza della dinamica che può avere una persona stessa. Ecco, in questo elemento ci sta tutto quello che io penso che cosa possa in sé significare postura, e tutto quello che le dicevo precedentemente troviamo in ognuno di quegli elementi che le ho dato, tutte condizioni che hanno riferimenti alla postura. Un nostro atteggiamento può essere condizione di un'alterazione della nostra modalità di comportamento, capito? Certo. E per comportamento non si intende solo perché sto seduto male, ma per comportamento può essere anche una sofferenza taciuta per tanti anni e mai espressa, che dà vita a una forma di contorsione, di postura e di espressione pertanto corporea della nostra difficoltà psicoemotiva, che dà vita pertanto a una postura specifica e a dei dolori specifici. E qua entriamo su meccanismi tra l'altro molto particolari e molto delicati, nel senso non tutte queste persone possono essere trattati in prima istanza, ma prima devono essere prese in carico da un psicoterapista, perché eventualmente, se lei mi ponesse una domanda, trattare una persona che presenta delle psicosomatizzazioni importanti, tu rischi di creare quelle che vengono definite poi abbreviazioni autogene, cioè delle manifestazioni che possono essere esagerate dello stato di coscienza in quel momento e dare vita a dei disagi ancora più grandi alla persona medesima che ti viene, voglio dire, per essere trattata. Di conseguenza devi avere conoscenze, attenzioni e esperienze
per decidere chi trattare in quel momento, o altrimenti devi avere la sicurezza che la persona stia facendo un determinato tipo di percorso, certo, per cui sai che una volta trattata trova dall'altra parte un professionista che va a raccogliere anche i frutti di questo trattamento. Ci sono delle tecniche particolari che hanno a che vedere con il somato emozionale, con quella che viene definita osteopatia dei fluidi o chiamata osteopatia biodinamica. Ok, e le chiedo, quindi in questi casi particolari in cui la persona quindi deve passare per uno step sì, prima dallo psicoterapeuta, si tratta comunque di traumi gravi? Cioè può farci degli esempi specifici dei casi che voi non prendete in carico subito immediatamente, o ma che comunque prendete in carico insieme allo psicoterapeuta, o addirittura prima lo fa lo psicoterapeuta e poi sopraggiungete voi? Ci sono degli esempi che le possono venire in mente in questo momento? Beh, riferita alla problematica che presenta la persona o alle... Sì, 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 chiaramente, sì, sì, alla problematica che presenta la persona. Le problematiche possono essere ovviamente le più diverse e valutabili, che si va da tic nervosi ripetuti all'oltranza, voglio dire, sono quasi parossistici, a situazioni di dolori che non trovano nessuna giustificazione in un contesto di diagnostica clinica e strumentale protratte in avanti, che hanno verificato l'individuo a 360 gradi. E quando dico questo, dico situazioni che poi trovano, facendo dei test banali, delle risposte con delle manifestazioni che vanno ad assumere parossismi incredibili. A scrivere, voglio dire, ci vuole parecchio tempo, ma pertanto noi possiamo andare dal banale tic al dolore più urente, che qui ci sta, voglio dire, la capacità eventualmente di leggere questo soggetto come un libro per valutare la sua integrità, il suo potenziale, fino a un certo punto anche la sua storia di individuo. Se quanto emerge toccando alcuni punti da vita delle manifestazioni esasperate, come ripeto, quella per noi è l'indicazione di far valere, deve considerare che molto spesso le persone non hanno nemmeno consapevolezza, certo, di questo, per certo, cui non puoi nemmeno dire ti conviene andare a consultare un psicoterapeuta, perché più delle volte si possono anche offendere, certo, nel senso che il detto comune è quello di dire ma io non vado, io non sono pazzo, io non vado a farmi curare perché sono pazzo. Qui c'è ancora una lettura per certe professioni che è decisamente alterata, quando questo a mio avviso aiuterebbe moltissimi se coloro i quali la pensano in un certo modo avessero la volontà e il coraggio anche di rivolgersi direttamente a questi professionisti riferiti ai psicoterapisti. Pertanto devi stare molto attento, e la cosa viene facilitata invece quando ci viene inviato direttamente dal psicologo, dal psicoterapista. Io collaboro con tanti anni che lavori, per cui conosci tanti anni, da tanti anni tante persone, e questo ti permette di inviare, di ricevere da diversi professionisti persone che vengono, voglio dire, nello studio per farsi aiutare e contrattare. Certo, e rimanendo sempre su queste problematiche, potrebbe essere anche che un lutto, quindi, o un forte shock possa causare un dolore tale, o comunque dei tic nervosi, come lei ha detto, che poi portano il paziente a quindi venire sia dal terapeuta ma sia anche da voi? È uno degli elementi più consolidati e che verifichiamo maggiormente è che il lutto porta con sé, non da subito, ma abbiamo notato dai 4 ai 6 mesi all'anno, l'anno e mezzo, una storia di lombosciatalgia. Pertanto quella persona talune volte si cura anche in una modalità, quella lombosciatalgia, in un contesto che magari lo porta ad andare talmente avanti in quel percorso di cura che non ne viene fuori
ma invece facendo una scelta diversa poteva ridurre sicuramente i tempi di quella sofferenza. Ma ad esempio la lombosciatalgia molto spesso è legata a una situazione di alterazione di tipo psicoemotivo. Io ho visto, potrei dire oggi di aver visto 2 o 3 casi particolarmente impegnativi di dolore lombosciatalgico, e siccome ormai fa parte di una forma mentis, nel senso, la domanda: lei ha avuto delle forti alterazioni emotive in questo periodo, in questi ultimi mesi? Cioè tutte e 3 le persone che io ho interrogato oggi nel fare il percorso, tutte e 3 avevano dei grandi motivi da un punto di vista emotivo per poter poi manifestare il dolore che hanno o che hanno avuto, perché taluni di loro adesso sono in una fase di remissione del dolore. E tutti e 3 hanno ad esempio convenuto, pensandoci bene, che il dolore è sopraggiunto dopo X tempo da quando hanno vissuto quelle forti alterazioni emotive. Ovviamente non sempre e non su tutti è così. C'è gente che ha forme di lombosciatalgia perché sta chinato tutto il giorno su dei lavori importanti e pesanti, si creano problemi. Capisco. Ma lutto e dolore sciatalgico, ad esempio, è una situazione che purtroppo l'abbiamo vista spesso. Ovviamente non sarà l'unica manifestazione, ce ne sono tante altre, io vi posso parlare su quelle che magari ho visto maggiormente. Certamente. Potremmo parlare di persone che hanno difficoltà economiche per motivi validissimi, che può essere il Covid adesso o restrizioni economiche per problematiche occupazionali di altro genere, che danno vita a emicranie, cervicalgie, gastriti, disturbi viscerali, eccetera eccetera. Cambiando invece argomento, volevo parlare dell'importanza del diaframma, che molto spesso viene sottovalutato, e della respirazione. Anche questa credo che molto spesso venga sottovalutata dalle persone che non sono dell'ambito, diciamo. Allora, io posso dirle semplicemente che, nel senso, per me questo vale molto. Noi nasciamo con un inspiro e esaliamo nel momento della nostra morte, cioè espiriamo. Tutto questo ci dice che il respiro è vita, e se il respiro è vita, trova nella struttura diaframmatica il suo muscolo per eccellenza. Qualsiasi condizione di alterazione, del nostro corpo, sia essa determinata da condizioni di stress psicofisico, da condizioni di stress meccanico, lavori ripetitivi, da stress intellettuale perché sono sempre costretto a lavorare in un certo modo, porta a uno stato di alterazione della nostra gabbia toracica, della nostra struttura, che determina una condizione di alterazione dei tempi della meccanica della funzionalità del diaframma. Per cui per noi trattare il diaframma o verificare lo stato di salute del diaframma, o meglio ancora determinare e verificare la potenzialità della respirazione al soggetto, è uno degli elementi di default che dobbiamo fare sempre. Per cui la respirazione è l'elemento determinante che ci permette anche di diagnosticare uno stato di alterazione di funzione. Certo, eppure sembra anche paradossale, perché insomma la respirazione è un processo automatico, e poi invece poi ci dicono che respiriamo male, che le persone non sanno veramente respirare, e quindi è un po' strano, diciamo. È un po' strano per chi non vuole conoscere bene le cose, anche se per chi fa il nostro lavoro è nella condizione di essere obbligato a valutarlo, a conoscerlo e anche a riabilitarlo. Però purtroppo, dico purtroppo, nel settore anche medico molto spesso questo viene preso non nella dovuta considerazione. Deve pensare che
quando termino l'incontro con la persona, nel 98% dei casi invito sempre a respirare un pochino, non tanto quanto lo debbano già da loro fare qui con me, ma quanto riferisco loro che 3 minuti alla sera, quando ci si corica a letto, respirare in modo decisamente, voglio dire, tranquillo, permette di calmare il corpo, come 3 minuti la mattina quando mi sveglio mi permette di attivare il mio corpo. E dico sempre: crepi la valigia se a metà giornata mi fermo da seduto, mi metto a respirare e vado ad equilibrare le tensioni che, volente o nolente, già vado ad accumulare durante la mia giornata. Certo. Pertanto 3 momenti diversi di respirazione, ma che ci permettono di rendere chiara l'idea di quanto questo possa essere importante. E lei saprebbe spiegarci qui telefonicamente una corretta respirazione, cioè darci magari, non lo so, delle informazioni per... Le informazioni possono essere di per sé banali, ma le informazioni che non incontrano le dinamiche del movimento corrono il rischio di generare anche incompressione. Certo. Io non è che voglio mettere nulla, ma ho dedicato al lavoro della respirazione tantissimi anni e ho avuto modo di verificare, nel momento in cui teniamo anche questi stage, che tante persone che hanno frequentato lo stage, specialmente all'inizio, fanno fatica a mettere insieme tutte le informazioni che diamo, e molto spesso ho visto respirare in una modalità, pur avendo insegnato e mostrato, voglio dire, come si fa, una difficoltà di esecuzione. Certo, certo. E ci sono persone che respirano con questa difficoltà creandosi dei problemi a livello gastrico, a livello della cervicale o anche da un punto di vista ansioso. Per cui io penso che, per carità, se ne può parlare molto, ma che bisogna demandare al professionista, a un incontro, per determinare e valutare la respirazione di quella persona e consigliarla nel contesto della sua realtà quello che può essere migliore per lei da eseguire e da farsi. Per cui non è una omissione, no, chiaro, risposta, no, giustamente. In modo specifico, per esperienza, voglio dire, a una contestualizzazione pratica che sarà anche poi teorica, voglio dire, certo, ma proprio certo. Una dimostrazione di quello che si vuole dire. Sì, certo, anche perché da quello che mi sembra di capire non è un processo così banale come pensavo e come molti di noi, credo, che non siamo nell'ambito, pensano, e quindi è giustamente, bisogna tenere conto anche della soggettività dell'individuo, e quindi giustamente ritengo molto giusto il suo discorso. Certo, respirare di per sé è la cosa più semplice, e che l'abbiamo resa estremamente difficile, ma per, sì, i nostri condizionamenti mentali e di lavoro, di quotidianità, insomma, ma certo. Non per questo, insomma, non merita le dovute attenzioni. Certo, va bene, dottor Rado, io la ringrazio moltissimo per questa intervista, è stata davvero illuminante, e quindi non posso fare altro che augurarle un buon lavoro. Grazie anche a voi e grazie dell'opportunità che mi avete dato. Ben ritrovati anche questa settimana con la rubrica di scrittura creativa. Il primo compito prevede la seguente consegna. Ti risvegli nel sesso opposto. Racconta la tua giornata nel tuo nuovo corpo. Il secondo compito invece è il seguente. Durante quella vacanza è successo che... Raccontalo! Buona composizione e alla prossima settimana con la rubrica di scrittura creativa. E continuando il discorso del coronavirus, bisogna lavarsi spesso le mani, evitare luoghi affollati, di rimanere a casa se si è zona rossa, tenere le mascherine e evitare luoghi affollati. E per oggi è tutto, ciao! E per chi non sta a casa... We'll be right back.
Questo era Psico Podcast. Se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel like, seguiteci e aiutateci a crescere su Apple Podcast, Spotify e le altre piattaforme di ascolto. E se volete contattarci, ci trovate alla pagina Facebook Psico Podcast oppure all'indirizzo email psicopodcast@gmail.com. E in attesa della prossima puntata, vi lasciamo in compagnia di uno spot della Fondazione Altre Parole. A presto con Psico Podcast! In questi momenti difficili è importante salvaguardare la propria salute, a tutto tondo, perché una persona in salute sta bene sia nel corpo che nella mente. Per questo motivo, la Fondazione Altre Parole Onlus ha deciso di scendere in campo con un team di psicologi e psicoterapeuti di comprovata esperienza, la Psico-Covid Task Force. Lo scopo di questo progetto è dare sostegno psicologico a distanza, aperto a tutto il territorio nazionale e gratuito per tutti coloro che lo richiederanno. Attraverso l'apposito form sul nostro sito è possibile inoltrare la richiesta di supporto psicologico, la quale arriverà ai nostri psicologi che vi ricontatteranno telefonicamente per mettervi in contatto con uno psicoterapeuta. Quest'ultimo vi contatterà telefonicamente o in videochiamata per il primo colloquio terapeutico. PsicoCovid Task Force non è solo un progetto d'aiuto, è anche un luogo intimo e sicuro, dove potersi prendere cura di se stessi parlando con un esperto. Compilando il form, non solo potrai accedere ad un servizio di qualità, ma potrai anche ritagliarti uno spazio per te stesso, stando all'interno delle mura domestiche, che ormai sono diventate il punto attorno al quale attualmente ruota la nostra vita, tra lavoro, famiglia, tensioni e svago. Il benessere psichico è importante. Stare bene interiormente è un modo per star bene anche esteriormente, sia fisicamente, sia con coloro che ci stanno vicino. Per richiedere il supporto psicologico potete contattarci attraverso l'apposito form che troverete all'indirizzo www.fondazionealtreparole.it/progetto-psico-covid-task-force. Potete inoltre scriverci all'indirizzo email covid19@fondazionealtreparole.it oppure potete telefonarci al 351-565-5372. Oppure al numero 351-929-5740. Se ne senti il bisogno, contattaci. Ora chiedere aiuto è più facile, basta un click.